Palazzolo, una famiglia che dal 1920 ha tradotto in arte quello che prima era un mestiere. Tre generazioni di maestri pasticceri che ininterrottamente hanno attraversato il tempo con professionalità, ma soprattutto passione e tanto amore per il loro lavoro. Da oggi la pasticceria Palazzolo ha un nuovo grande laboratorio all'avanguardia nel settore, concepito per rappresentare il massimo nell'arte pasticcera. Coniuga eleganza e praticità, ma soprattutto, e questo è assolutamente inusuale, racconta la storia di una famiglia. Una linea che rappresenta una storia lunga quasi un secolo, con le date fondamentali impresse nelle pareti dal 1920 al 2017, anno che rappresenta però un nuovo punto di partenza, tanto che all'interno dei locali di rappresentanza c'è un quadro con le impronte digitali dei figli di Santi Palazzolo, che dovranno continuare a tracciare quel solco iniziato nel lontano 1920 da nonno Santi. Mettere nero su bianco su quelle che sono i volti, le impronte di chi adesso deve portare avanti l'azienda oltre me. Il valore aggiunto della pasticceria Palazzolo è sicuramente rappresentato nella passione, nell'amore verso l'attività. Non a caso Santi ha dovuto fermarsi, bloccato dal nodo in gola della commozione, mentre presentava il lab ai suoi operai, riuniti con il piacere di quando si sta bene in famiglia. Ma emozionarsi è uno dei sentimenti che caratterizzano noi uomini, quindi io credo fermamente che non possiamo svolgere la nostra vita solo ed esclusivamente ragionando o razionalizzando tutto. Le emozioni sono importanti, è importante la paura come sentimento per investire, perché comunque anche avendo paura si riesce a essere attenti, a valutare bene tutte le scelte che si fanno. È importante la condivisione, è importante emozionarsi per quello che si fa o per quello che si condivide assieme agli altri. Credo che l'uomo non è fatto per vivere in isolamento, ma vive per condividere assieme a tutti i suoi simili, alle persone care, i successi ma anche i momenti difficili. Qua fondamentalmente faremo tutto quello che abbiamo fatto fino adesso nell'altro laboratorio, con una comodità maggiore, con spazi più ampi, con una strategia di produzione diversa rispetto a quella che abbiamo utilizzato fino adesso e quindi diciamo una capacità produttiva artigianale sicuramente che sarà sufficiente per poter cogliere le sfide del futuro. Tutti i semilavorati dei punti vendita saranno realizzati qui a Terrasini? Sì, noi qui faremo tutte le preparazioni base, faremo gli assemblaggi, ogni laboratorio è strutturato in reparti, indipendenti l'uno dall'altro, che confluiscono tutti poi nella zona di assemblaggio, dove verranno fatti tutti i prodotti, che poi verranno spediti nei nostri punti vendita. La famiglia Palazzolo ormai è un brand che indubbiamente aumenterà il suo prestigio ancora nel prossimo autunno. Sì, noi abbiamo avuto ieri il piacere e l'onore di avere qua in visita Oscar Farinetti, che è il patron di Italy, con il quale abbiamo racchiuso un accordo per l'apertura di due punti vendita a Italy World a Bologna nel prossimo mese d'ottobre, dove porteremo la nostra esperienza e dove faremo di tutto per fare onorare quello che è la pasticceria siciliana.